Green Card, la nuova tessera che dà i premi ai bicegliesi per premi in denaro ai bicegliesi per come sconto, diciamo, sulla Tari. È uno sconto effettivo oppure prima paghi e dopo il comune ti restituisce una piccola parte? Non è né uno sconto né altro, è un premio. Un premio che viene riconosciuto ai cittadini che vogliono essere coerenti con i progetti di carattere politico-amministrativo di valorizzazione e tutela dell'ambiente della città di Bisceglie. Significa aiutare il comune a risparmiare i soldi, per cui invito i cittadini, oltre che in questa forma, anche nell'invitare tutti quanti a non sporcare, a non buttare carte per strada, a non lasciare divani da tutte le parti, a non lasciare salotti interi agli angoli delle strade, perché poi alla fine si dà la colpa all'amministrazione comunale di una inciviltà che invece della comunità bicigliese. Questa volta c'è un interesse di più, non c'è l'interesse a tutelare la parte politica dell'amministrazione comunale, non c'è un interesse oltre che culturale e sociale, non c'è soltanto l'interesse a contribuire a un interesse collettivo, ci mettiamo un incentivo, l'interesse individuale della famiglia. Facendo coincidere i due interessi speriamo di ottenere risultati importanti in termini di livello e quantificazione della raccolta differenziata, in modo tale da poter determinare un risparmio notevole per quello che riguarda le somme da corrispondere complessivamente per il servizio alla fine dell'anno, e risparmiando diminuirà anche la Tari anno per anno. Bisceglie è ancora una delle Tari, delle tasse immondizia più basse di Puglia, questo lo sappiano tutti. Anche quest'anno abbiamo cercato di alleviare la disparità di trattamento che si voleva fare tra le famiglie numerose, che sono le più indigenti, e quelle, diciamo, che le famiglie con una sola persona, che alla fine sono quelle che avrebbero guadagnato di più da questa rivisitazione che la legge nazionale ha voluto in termini di assetto e strutturazione della Tari. Ma abbiamo un beneficio in più, la premialità in denaro. Alla fine dell'anno con la tessera si va in banca e si hanno i soldi che si sono meritati per aver contribuito all'interesse che è di tutta la comunità. Penso che meglio di così un amministratore non possa pensare e ipotizzare di fare, dopodiché la parola passa ai cittadini. Io auspico veramente che la differenziata possa portare tutti quanti a pagare sempre meno, soprattutto a chi la fa in modo corretto, a non pagare più la tassa sull'immondizia. Sarebbe il vero scoop, perché dal punto di vista pratico e operativo la premialità che neutralizza l'intera imposta sarebbe il massimo che un cittadino potrebbe fare, facendo quotidianamente il suo dovere e portando con uno sforzo chiaramente che cercheremo di diminuire nel tempo, portando i rifiuti presso l'isola ecologica. Tra l'altro stiamo operando per altre isole ecologiche nella città, per favorire il rapporto di servizio di prossimità anche con i centri che possano recepire la differenziata di tutta la comunità bisceglese, per cui da questo punto di vista penso che sia un esempio da mutuare e da emulare in altri contesti territoriali. Dal punto di vista delle spese per l'amministrazione, lei ha citato per esempio un aumento del numero delle isole ecologiche nella città. Ci sono ulteriori costi per il personale aggiuntivo oppure come funziona, insomma, questa? Beh, fare la differenziata, tutti lo sanno, tutti sarebbero bravi a dire la facciamo complessivamente e completamente. La differenziata costa di più, ma è un investimento a medio e lungo termine. È evidente che le amministrazioni virtuose come la nostra possono permettersi di fare delle riforme culturali e strutturali che nel tempo verranno ammortizzate. In questo momento io, siccome mi piace lavorare anche per le future generazioni, sto facendo uno sforzo anche che è culturale, quello di abituare a fare tutti i cittadini la raccolta differenziata. I benefici si vedranno tra 2, 3, 4 anni, quando il servizio costerà complessivamente di meno, perché avremo meno soldi da pagare alle discariche dove oggi portiamo tanti rifiuti, una quantità elevata, avremo meno rifiuti da portare in discarica, quindi un risparmio nei costi di gestione del ciclo dei rifiuti che si riverberanno su un risparmio della tassa che è già una delle più basse in questo momento in Puglia. Se a questo ci aggiungiamo la premialità in denaro che viene preso da un altro comparto del bilancio comunale, quindi non dai rifiuti, non dal sociale, ma da un'altra parte del bilancio che non incide sulle questioni di carattere sociale dei cittadini, beh, di qui si ha il quadro chiaro di come ci sia un'amministrazione che voglia far stare bene i propri concittadini. In un momento di crisi, con una crisi economica così forte, avere delle persone, degli amministratori che lavorano sulle borse lavoro per il lavoro, sulla socialità con la social card e ora sull'ambiente con la green card, penso che questo sia esattamente l'identificazione maggiore con cui vogliamo porci a livello proprio di simbolo di una buona e sana amministrazione da diventare modello di carattere regionale. Ultima domanda veloce, c'è chi critica questa premialità in denaro perché effettivamente i costi non sarebbero coperti sufficientemente dai benefici, cosa risponde? Ho sentito parlare qualcuno, penso che, diciamo, come sempre, non avendo nessuno, non temendo, diciamo, querele, sono soliti deficienti che cercano di screditare quello che
che dice l'amministrazione. Chiaramente, non conoscendo chi lo possa aver detto, spero che siano persone, diciamo, di buon senso, perché dire che non serve investire dei soldi per poter abbassare la differenza significa che non ha capito niente di amministrazione pubblica. Quindi spero veramente che le future generazioni siano fatte da persone intelligenti, non da persone che, pur di parlare male della politica locale, arrivino anche a rinnegare la propria dignità e il proprio pensiero. Con coerenza e chiarezza qualcuno me lo venga a dire che non serve fare la raccolta differenziata, e me lo venga a dire che uno che paga 600 di tari all'anno, se riesce ad avere una premialità pari a 600 neutralizzando tutta l'imposta, fa una cosa sbagliata. Quindi se qualcuno vuole essere disfattista per fare boicottaggio sul servizio, questo è avvenuto sempre, cercheremo di neutralizzare i soliti detrattori. Devo dire, sono rimasti davvero davvero molto molto pochi in questa città i detrattori di questa amministrazione. A loro auguro sempre il buon senso di poter fare proposte più intelligenti, perché di questi tempi vedere che Bicelli diventa modello amministrativo e soprattutto vedere che Bicelli ha un ruolo di leadership sul territorio è una cosa un po' che dovrebbe far piacere anche gli oppositori detrattori, perché significa che dopo Spina ci sarà un'amministrazione che porta costi di bilancio assolutamente equilibrati, imposte che sono ai minimi storici e a livello regionale sono davvero poche, e soprattutto dei cittadini che potenzialmente non pagano più la tassa nel momento in cui fanno la raccolta differenziata. Vi faccio un in bocca al lupo a chi la pensa diversamente.